Ciao a tutti ragazzi, il discorso della profondità, di come creare profondità all'interno del mix è sempre tra virgolette una cosa molto interessante, una cosa che interessa molto. Sappiamo che la profondità, molto banalmente spiegato, è la sensazione di un elemento che lo percepisco un po' più dietro e un elemento che lo percepisco un po' più in avanti, quindi la differenza fra questi due mi dà la sensazione di profondità. Come fare questo? Lo si può fare con l'equalizzazione, col riverbero e quant'altro, ma c'è anche un'altra tecnica, col compressore. Come? Sappiamo che il compressore, in special modo il controllo dell'attacco, può avere un impatto enorme sul suono. In che modo? Se voglio mettere un suono un po', spingerlo un po' più indietro, vado ad utilizzare un attacco veloce, se non velocissimo, in modo che mi abbatte il transiente, quindi va a comprimere il transiente. Comprimendo il transiente, il suono, tra virgolette, diventa un po' meno dettagliato, ovviamente, perché il transiente viene compresso, un po' più ciccione, un po' più opaco, e quindi tenderò a percepirlo un po' più indietro. Attenzione, lo percepirò più indietro se avrò comunque un suono che percepisco comunque un po' più dettagliato, quindi... faccio un esempio, faccio cassa e rullo, facciamo un esempio cassa e rulla. Il kick voglio sentirlo un po', come dire, che viene fuori dalle casse, quindi molto presente, e lo snare lo voglio sentire un po' più, come dire, dietro. Cosa faccio? Sullo snare utilizzerò un attacco velocissimo, in modo che il transiente viene, tra virgolette, buttato giù, e un rilascio medio, in modo che la compressione tenga un attimino. Mentre sul kick utilizzerò un attacco lentissimo, rilascio velocissimo. Utilizzando l'attacco veloce, cosa faccio? Faccio il contrario che ho fatto sullo snare. Vado a enfatizzare il transiente. Enfatizzando il transiente, percepirò il suono più davanti, più in faccia, quindi più nitido. Allora, a quel punto, la differenza fra i settaggi di compressione del kick e dello snare, così posso creare profondità anche con i compressori. Provateci, è una cosa molto interessante, molto funzionale, perché lo si fa in modo dinamico piuttosto che farlo col compressore, e niente. Sperando di esservi stato utile ed aiuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo vlog. Ciao a tutti!